27 novembre 1988. A San Siro l'Inter del Trap affronta il Cesena. I nerazzurri sono concentratissimi, hanno il comando della classifica. Il risultato va sbloccato al più presto. Pronti via ed è solo questione di secondi. Nella stagione 88-89, la stagione di Trapattoni, di uno scudetto trionfale, e praticamente la partita col Cesena è appena cominciata che l'Inter va già in gol. Trapattoni ce lo diceva, insomma, di rischiare subito all'inizio con lancio lungo per cercare la testa di Aldo Serena e subito ad accompagnare coi centrocampisti. Ma il gol di Matteoli è difficile da riprodurre. Ho fatto gol, c'è stato metà stadio, siccome c'era sta festa, non si erano ancora seduti, eccetera, eccetera, metà stadio che è saltato per aria, e metà stadio che è saltato per aria, che ne so, 4-5 secondi dopo, che non se ne erano accorti, ecco, che era già, eravamo già in vantaggio, perché è stato talmente veloce che neanche la gente si è resa conto di questo particolare. È bravissimo Nicola Berti a prendere il tempo al difensore del Cesena. E sulla spizzata Matteoli trova un destro incredibile, perché la palla si alza moltissimo e muore proprio dove il portiere non può assolutamente arrivare. Un tiro di collo che sembrerebbe dover finire la sua corsa in curva, invece poi si abbassa all'improvviso e sorprende il portiere. A tutti dico che avevo dei parenti in curva e volevo buttare via la palla, perché insomma quando dicono tutti è un mirato, sono tutte balle, calci, dove va, ecco, questa è la grande verità. Penso che era veramente il braccio operativo di Trapattoni in campo, il metronomo che dava i tempi a tutta la squadra, che copriva le spalle a Matthaus e a Berti che andavano a inserirsi per segnare. Io non ero uno che faceva tanti gol, ma il mio gusto era quello di far gol all'attaccante. Questa era la mia... Molte volte io arrivavo di fronte al portiere, c'era il mio compagno solo e magari con la porta lì gli davo la palla per far gol. Questo era... mi dava più soddisfazione, non lo so, il mio modo di giocare. Veramente quell'anno abbiamo giocato a calcio, palla a terra, non la buttavamo mai via. Diciamo che avevamo veramente... un gioco molto di passaggi, cercavamo di arrivare tutti quanti nella metà campo avversaria. Quando riuscivamo a metterli lì era difficile per le altre squadre uscirne. È una soddisfazione incredibile, però prima della partita non riuscivo a capire, adesso capisco cosa vuol dire vincere uno scudetto, è troppo bello.